Buongiorno a tutti. Ho intitolato questa pericope La definizione del termine prossimo e non la parabola del samaritano. Vi sembrerà strano, poi vedrete che secondo me è meglio intitolarlo così. Perché abbiamo visto che nella pericope precedente il problema erano i due comandamenti, no? Il secondo è amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, qui c'è una domanda che è importantissima al versetto 29, dice, leggiamo, ma quelli volendo giustificarsi, disse rivolto a Gesù, e chi è il mio prossimo? Ecco. Andava tutto bene i due comandamenti, però c'era un qualcosa che così andava chiarito secondo questo dottore della legge e voleva anche giustificarsi. Ecco, vedremo perché. È il problema di che cosa vuol dire prossimo. Però allora noi dobbiamo vedere. Ecco, a questo punto dobbiamo andare all'ebraico, perché il secondo comandamento viene dall'ebraico, cioè dal libro del Levitico, nel libro della Torah, e bisogna vedere che parola c'è per indicare il prossimo. Ecco, leggiamo la nota allora. Chi è il prossimo? Identificare il significato del termine prossimo, si deve in questo caso analizzare il termine ebraico. Rea si dice in ebraico, dato che il termine è menzionato appunto nella Torah, nella legge di Mosè che è scritta in ebraico. Levitico 19,8. Ecco, il termine ebraico prossimo contiene questi significati, perché in tutte le lingue ci sono delle sfumature. Una parola vuol dire tante cose con sfumature diverse. Allora, ad esempio, il termine rea, cioè prossimo in ebraico, vuol dire colui che ti ama, l'amico, il prossimo oppure l'altro senza distinzione. Potete vedere qua i testi, ecco, chi sa un po' l'ebraico può andarli a vedere, se, l'altro senza distinzione, hanno interesse, adesso lo spiegherò. Si chiama spettro semantico, cioè quando un termine vuol dire tante cose simili però diverse. Infatti potete vedere che colui che ama è più forte dell'amico. Il prossimo è quello che casomai vive di fianco a casa tua, oppure vuol dire l'altro senza distinzione, quello che ti capita davanti in un momento in cui, come vedremo oggi, ti è richiesto di fare qualcosa per lui. Ecco, allora andiamo avanti, versetto 30 e 32. Riprendendo Gesù disse, un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, i quali, oltre averlo spogliato di tutto e averlo coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso poi un certo sacerdote scendeva per quella strada e vedendolo passò oltre. Allo stesso modo poi anche un levita, trovandosi presso quel luogo e vedendo, passò. Ecco, allora qui ci sono due peccati di omissione, quando andiamo a messa che diciamo ho peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Le omissioni erano una cosa che dovevi fare e che non hai fatto. Ecco, qui, la parabola è ambientata in un territorio che conoscevano tutti, cioè la salita da Gerico a Gerusalemme, che è un pezzo desertico, quindi si presta, appunto ai briganti. E, il sacerdote è un levita,
solo i Leviti, la tribù dei Leviti, potevano fare i sacerdoti, però questo era un sacerdote, gli altri Leviti facevano altre cose, erano addetti al santuario, però questo era proprio un sacerdote, cioè un sacerdote che faceva culto al Tempio di Gerusalemme e se ne andava verso Gerico. Ecco, questo tale viene spogliato di tutto, viene coperto di ferite e se ne andarono lasciandolo mezzo morto i briganti. E allora scende questo sacerdote che vede e passa oltre. Ecco, qua è il cinismo. Ecco, vedete, e non a caso. Gesù sceglie per la parabola un religioso, lo capiremo poi negli spunti questo. Allo stesso modo poi un levita, ecco, il levita non era un sacerdote, però era un addetto al culto. Tutti i leviti, che era la tribù di Levi, era una delle 12 tribù di Israele, era addetta appunto al culto della casa di Dio. E quindi era sempre di tribù, di stirpe che si occupava del culto da Dio. Ecco, quindi anche questo sembra un po' strano. Anche questo vede e poi passa oltre e non fa niente. Ecco, e qui poi vedremo dopo, cercheremo di spiegare. Perché appunto lo vedremo negli spunti, qui si potrebbe dire che l'abito non fa il monaco. Ecco. Poi cercherò di spiegare un po' meglio. Adesso leggiamo invece il terzo che passa al versetto 33, gli si fa vicino un samaritano che era in viaggio, passò accanto a lui e vedendo ne ebbe compassione, gli si fece vicino, fasciò le sue ferite, versandovi olio e vino, poi ricaricatolo sopra il suo giumento, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente strasse due denari, li diede all'albergatore e dissi: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Ecco, questo invece fa tutto il contrario. Il samaritano invece chi è? Abbiamo visto i leviti e i sacerdoti, i leviti anche loro. Questo è un samaritano e i samaritani erano considerati degli eretici. Seguivano un po' anche loro la legge di Mosè, ma poi non consideravano tutti gli altri libri profetici come ispirati. E poi avevano una religione un po' molto diversa da quella dei giudei che invece avevano il tempio e osservavano la Torah di Mosè, cioè la legge di Mosè. E quindi c'era inimicizia tra i samaritani e i giudei. Poi il samaritano era un eretico, quindi così era. Pensate che i religiosi di Israele, quelli di giudei, non toccavano neanche con i piedi la Samaria, non passavano attraverso la Samaria perché pensavano di contaminarsi. Ecco, questo serve per entrare nella mentalità di quel tempo. E invece che passare dalla Samaria, passavano dalla Valle del Giordano per andare al nord, quindi è tutto dire, così capite un po' meglio anche la mentalità di questa gente. Ecco, questo qui però appunto fa 10 azioni una dietro l'altra, invece che gli altri ne fanno uno, passano oltre e lo lasciano morente. È drammatico, succede anche oggi, no? Quando c'è un incidente, quello che l'ha provocato, invece che rimanere lì e chiamare l'ambulanza, i carabinieri, se ne scappa via, succedono anche oggi.
Se lo fa poi un religioso è una cosa abominevole, una cosa così. Comunque sono 10 azioni che fa questo samaritano che ci fanno vedere molte cose. La cura con la quale questo eretico si prende cura di un moribondo. Prima gli si fa vicino, passa accanto, vede, gli si fa vicino, ne ha compassione, lo cura, lo carica sul giumento, lo porta alla locanda, si prende cura di lui con l'albergatore, paga l'albergatore e promette di saldare al ritorno. Ecco, queste sono 10 azioni, 10 cose che fa, ecco, per prendersi cura in modo completo, perché questo uomo era stato spogliato di tutto, vuol dire anche il portafoglio, oggi diremmo la carta d'identità, i telefoni, cioè non c'era più niente, era mezzo nudo e morente. E allora c'era bisogno di qualcuno, non si poteva pretendere che fosse l'albergatore, ma c'era bisogno di qualcuno che appunto si prendesse cura di lui in un certo modo e non solo dandogli un bicchiere d'acqua, ecco per dire, no? Ecco, però c'è questo verbo su cui ci fermiamo e dice ne ebbe compassione, e qua stiamo attenti perché c'è un verbo splanghisomai in greco, che è un verbo che è riferito tutte le volte che c'è nella Bibbia greca a Dio e a Cristo. E quindi vedete che Gesù, ecco, ci fa capire che questi atti del Samaritano, che è una parabola, è un racconto, non è un fatto vero. Però questa compassione fino a questo punto, appunto di pagare l'albergatore, poi ritornare, vedere se stava bene, restituire i soldi se aveva speso di più l'albergatore, è una compassione che viene da Dio. Ecco, io non ho mai visto che uno si prenda cura di una persona in questo modo. Qualcuno sì, lo fa, ma ci vuole un amore che sia sovrannaturale, che può venire solo dallo Spirito Santo. Ecco, comunque andiamo avanti. E allora la parabola è finita. E Gesù fa una domanda, vedete ancora una volta, lascia parlare il dottore della legge, non prende lui l'iniziativa per fare una spiegazione lui, e gli dice: chi di questi tre ti sembra sia divenuto prossimo di colui che è incappato nei briganti? Egli allora disse, cioè il dottore della legge, colui che gli ha fatto misericordia. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. La domanda di Gesù è strategica, ecco, perché si faceva così nelle dispute rabbiniche, sono due rabbini davanti, Gesù e questo dottore della legge, e Gesù è molto accorto, ecco, sa che la domanda che gli aveva fatto nella pericolo precedente, su quali erano i più grandi comandamenti, i due più grandi comandamenti, era un po' viziata. Ecco, allora prende le distanze e gli fa questa domanda. E lui risponde, giustamente, colui che gli ha fatto misericordia. Tra l'altro questa formula e questa espressione, fare misericordia, fare misericordia. Non ottenere misericordia oppure concedere misericordia, fare misericordia, letteralmente, è riferita quasi sempre a Dio. Ad esempio, nel cantico di Luca dice: per fare misericordia ai nostri padri,
e ricordarsi del suo santo patto, è Dio qua che agisce e fa misericordia. Il dottore della legge perciò comprende che il cristianesimo è imitazione di Dio, perché risponde appunto con questa formula. Si vede da qua che era un dottore della legge, conosceva bene l'ebraico. E vuol fare anche bella figura a citare una formula che si usa per Dio. Però non usa il termine più forte che è usato da Gesù in relazione alla compassione del Samaritano, al versetto 33. Ne ebbe compassione, vedete il verbo greco del versetto 23, che indica sempre la compassione divina e materna di Dio e di Gesù. C'è 12 volte nella Bibbia e sempre riferiti a Dio o a Cristo. Allora ritorniamo qui, ecco, finalmente Gesù dà la risposta e gli dice: va e anche tu fa lo stesso. Ma chi era quello che aveva fatto misericordia? Era l'altro che capita lì. Non era l'amico, come abbiamo visto i termini appunto i vari significati del termine prossimo. Ecco, non era l'amico, non era quello che amava, non era il prossimo, non era il vicino di casa, non era il congiunto, era l'altro senza distinzione. Ecco, qua si svela allora, ecco, tantissime cose. Il dottore della legge ha capito, sapeva benissimo i significati di quella parola ebraica che c'è nel Levitico, del secondo comandamento, e capisce benissimo allora che si tratta dell'altro. Cioè il prossimo è l'altro. Questo è una rivoluzione che Gesù fa. Perché l'altro non è più neanche solo il fratello ebreo, ecco, l'altro può essere anche uno straniero, perché il Samaritano non era giudeo come invece quest'uomo che era incappato nei briganti. Infatti gli dice che si è fatto prossimo a colui che era incappato nei briganti, cioè questo samaritano si è fatto prossimo. Era uno sconosciuto, forse per lui era anche un nemico perché era un giudeo e lui era samaritano, però si è fatto prossimo a questa persona. Allora il prossimo abbiamo capito che è l'altro, quello che ti capita andando per strada che non conosci. Ecco. E qui cambia tutto, eh? Nell'antica legge, certo, gli ebrei si chiamavano gli uni gli altri fratelli, però poi odiavano e disprezzavano i pagani. E qui invece c'è una rivoluzione, si apre a tutto il mondo, a tutte le categorie di persone, e a tutte le razze, a tutte le religioni. L'altro, il prossimo è l'altro, quello che ti capita davanti, chiunque sia, buono, cattivo, ricco, povero, eccetera. E qui appunto è il centro sia della pericope precedente, ma anche di questa. Perché se noi diciamo che il prossimo è solo il fratello ebreo, allora vedete che anche il secondo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, sarebbe molto, come si dice oggi, sovranista. Cioè, c'è solo il popolo di Israele e poi tutti gli altri sono fuori. No, invece il Signore dice che ci vuole una compassione, una misericordia, come dice è il dottore della legge a 360 gradi. Ecco, la prima cosa che dico è solo un accenno. Ecco, avete visto che questo testo non si può capire se non si va all'ebraico. Ecco, io forse
si penserà che sono un po' fissato, ma se avete capito bene quello che ho detto, bisogna andare a vedere questo termine rea in ebraico, i suoi significati, perché sono simili ma sono diversi e vedete che c'è una rivoluzione che Gesù ha fatto. Ecco, però vedete come è fatto il Vangelo, è pieno di accenni all'Antico Testamento e se non si accede anche alla lingua, delle volte non si capisce niente. Sì, oppure se diventa, questo passo diventa una bella storiellina del buon samaritano, come se gli altri fossero cattivi. No, il problema non è quello, il problema è che cosa vuol dire chi è il prossimo. Ecco, io sono sicuro che ho intitolato bene questo passaggio, perché Gesù, appunto, lo dico un'altra volta, fa una delle sue grandi rivoluzioni dal punto di vista etico, morale e sociale. E poi l'altra cosa che ci vuol far capire Gesù, perché era una parabola e non un fatto compiuto, avvenuto concretamente, Gesù ci fa vedere un levita e un sacerdote. Probabilmente non voleva accusare i sacerdoti e i leviti, però ci vuol dire un'altra cosa, cioè fare di tutta un'erba un fascio i religiosi di Israele, anche se i Vangeli, se li leggiamo, ci fanno un po' capire che erano in gran parte corrotti. Ma ci vuol dire una cosa molto più importante, ci dice che l'abito, appunto, come ho accennato, non fa il monaco. Quello che appare non è quello che è tante volte nelle persone. E anche noi siamo abituati male perché guardiamo troppo l'apparenza, e invece bisogna andare per conoscere la persona che ci sta davanti bisogna andare in profondità, vedere quello che fa. È da quello che fa l'altro che noi possiamo conoscerlo e dare anche un giudizio, ma non mettere delle etichette così, così stupide solo all'apparenza della persona. Oltre a questo, poi è appunto lo scandalo che Gesù vuole mettere in evidenza il fatto che, appunto, se queste omissioni le fanno dei sacerdoti o dei leviti, oppure dei religiosi del nostro tempo, la cosa è molto grave. Allora vedete che il Signore non fa preferenza di persone, ma guarda quello che facciamo. Chi esce vincitore qui è il samaritano che era un eretico. E poi ci dice un'altra cosa, perché anche noi siamo molto propensi a mettere a posto la nostra presenza. Ecco, adesso con anche i social ci sono tutti sempre in posa, seduti bene, con la faccia, la foto venuta bene, ecco. Ma quello è apparire. Il Signore ci dice, guarda che tu devi essere e non devi apparire. Noi cristiani dobbiamo essere e non apparire. Erano alcuni religiosi di Israele invece che volevano apparire. Volevano apparire quello che non erano, santi, poi alla fine, come sappiamo, condannano il loro Messia, ecco, come fosse un malfattore. Quindi nei Vangeli sicuramente la gran parte i religiosi di Israele sono quelli che fanno la figura peggiore. E quindi questa opzione che ci è messa davanti è un esempio negativo, ma è molto prezioso per noi. La Bibbia ci fa anche degli esempi negativi, ma che possono essere delle perle per noi, per non fare come loro. E perciò, appunto, curare la propria persona davanti a Dio, arricchire davanti a Dio con dei fatti e non con delle cose esteriori. Ecco, quello lo faranno gli artisti, ma noi cristiani no. Siamo la religione del fare, noi. Infatti alla fine Gesù gli dice fa questo e vivrai.
fa tu anche questo, va e anche tu fai questo, gli dice la Divina, gli dice fare misericordia. Noi non lo diciamo fare misericordia, invece l'ebraico lo dice. È la religione del fare, è la religione della prassi, non è una dottrina, il cristianesimo. Certo, ci vuole anche la dottrina con tutti i suoi addentellati, ma la nostra è una religione del fare e del fare bene. Ecco, quindi ci siamo davanti tutti a questo bivio. Vuoi essere, avere il plauso di Dio o vuoi apparire e avere il plauso degli uomini? E qui c'è un bivio, eh? A un certo punto bisogna fare una scelta sostanziale su queste due vie che il Signore oggi ci mette davanti. Ecco, l'altro spunto, prendersi cura del debole, che non è facile, perché guardate che anche i bambini hanno delle volte un istinto malvagio contro i più deboli, anche delle volte col fratello minore, e questo lo vedono tutti, chi ha un po' di figli, due o tre, lo capisce subito. E poi sappiamo che i bambini, i ragazzini, ecco, fanno male agli animali perché sono più deboli, li ammazzano a sassate, io ne ho visti tanti, oppure prendono gli uccellini che non riescono più a volare e li torturano. È un po' una cosa che abbiamo dentro, quella di martoriare il più debole, così anche per gioco delle volte. Non parliamo poi di chi fa molto peggio, ecco, che ammazza, eccetera. Però non è scontato, però c'è quel salmo che dice: beato colui che si prende cura del debole. Lo chiama beato perché è un segno di santità. Rileggiamo quelle cose che fa il samaritano. Allora, ad esempio, noi quando andiamo in città è già molto se a un, non so, a uno che ci chiede qualcosa, un po' di soldi, l'elemosina, ecco, non lo so, gli diamo 1 euro, poi facciamo come il levita, il sacerdote, passiamo oltre, abbiamo già dato tanto. E guardiamo invece cosa fa questo samaritano, queste 10 azioni. Queste 10 cose che fa, gli si fa vicino, ne ha compassione, lo cura, lo carica sul giumento, lo porta alla locanda, si prende cura di lui un'altra volta, paga l'albergatore e poi promette di saldare il debito con l'albergatore al ritorno. E questo vuol dire prendersi cura del debole. E così anche noi. Ecco, quanti si lamentano che nel momento del bisogno sono stati abbandonati dagli amici? Ecco, il momento della debolezza, casomai succede il contrario, cioè che anche gli amici che tu credevi, appunto, gli amici di sempre, si dileguano. Questo lo dice anche il Siracide. Non è, la Bibbia non è che sia ottimista su queste cose, è molto pessimista perché conosce l'uomo vecchio. Siamo tutti uomini vecchi e dobbiamo diventare uomini nuovi. Ecco, questo però ci insegna che noi cristiani, specialmente poi religiosi, chi ha ad esempio un gruppo o una parrocchia, oppure il monaco che fa il predicatore, ma anche il catechista laico che lavora in parrocchia, oppure la mamma e il papà con i loro figli, ecco, col debole, che può essere anche il bambino in una famiglia, perché è debole, è più debole. E vedete che i genitori si prendono cura di lui in tutto. Quando piange di notte, quando ha fame, quando è malato, eccetera. Ecco, avere cura del debole, come dice il Salmo, beato chi si prende cura del debole, vuol dire accompagnarlo, stargli vicino in tutto l'arco di tempo in cui appunto il soggetto in causa ha bisogno d'aiuto. Ecco,
Questo è cristianesimo. Ecco. Io mi ricordo anche che una persona mi ha raccontato un episodio dove c'erano una ventina o trentina di religiosi che scendevano da un autobus e andavano a fare una gita o un viaggio, non lo so. E c'era uno che chiedeva l'elemosina e lui, questo che raccontava, che ha visto il fatto, stava lì a vedere se qualcuno gli dava qualcosa. Sono passati tutti oltre e non gli hanno dato neanche 50 centesimi a questo qua che chiedeva l'elemosina. E lui è stato scandalizzato, da questo fatto. E certe persone, quando vedono queste cose, si allontanano dalla Chiesa. È un fatto vero questo, non è una parabola, ma c'è anche molto di peggio, però per dire basta poco che uno perde subito il suo abito da monaco o la sua credibilità cristiana per una piccola cosa, anche giustamente, anche perché non si faceva nessuna fatica, a aiutare questo bisognoso che cercava appunto un po' di elemosina. E quindi il povero lo possiamo trovare, il debole lo troviamo nei poveri, negli ammalati, nei senza casa. Ecco, bisogna farsi vivi quando uno è nella debolezza, se vuoi essere veramente cristiano. Come va a telefonare? Com'è andata quella cosa? Cosa ti hanno fatto? Com'è andata la visita dal medico? Ti hanno fatto l'attacco? Ecco, quando abbiamo un fratello che è nel bisogno, ecco, si deve fare tutto quello che si può per aiutarlo e stargli vicino anche dal punto di vista, umano. Ma non è un dovere, dovrebbe essere un istinto che nasce appunto attraverso lo Spirito Santo e il nostro cristianesimo. Se no, come ho detto prima, l'abito, cioè il cristiano, l'abito non fa il monaco, il cristiano è come tutti gli altri e non c'è niente che lo distingue. Invece i cristiani si devono distinguere, però nel bene e non nel male. E anche rifiutare i gesti una tantum. Io ti ho già dato, ecco, certo bisogna anche fare discernimento su chi dover aiutare, quali sono i bisognosi veramente che hanno bisogno. Però quando li hai identificati, appunto, il samaritano ci insegna, tutte queste cose che ha fatto, ecco, si è preoccupato che ne uscisse vivo e potesse ritornare a casa sua, ecco, invece che morire di stenti, mezzo morto nel deserto. E questo ha salvato una vita. Ecco. Questo è l'amore universale, perché poi abbiamo visto che il prossimo è l'altro. Quindi stiamo molto attenti noi cristiani nel luogo di lavoro, in famiglia, in parrocchia, dovunque andiamo, che se gli altri non vedono questo amore universale verso tutti, cominciano appunto a denigrare la Chiesa e poi anche Dio. Se poi facciamo delle cose ancora peggiori, non ne parliamo neanche. Se diamo scandalo, è meglio per noi che ci mettano una macina al collo di pietra, una macina da asino e ci buttino nel mare, come dice Gesù. Ecco, perché Gesù poi delle volte ha anche le sue sanzioni, ecco, le sue severità su certe cose, giustamente. E voglio ricordare Madre Teresa di Calcutta, che è stata una donna che ha amato tutta la vita con questo amore universale. Perché un moribondo forse non riesce neanche a farti un sorriso, però lei stava sempre lì di fianco e lo aiutava, gli dava da mangiare, lo puliva, lo lavava e aspettava che morisse.
Oppure lo curava se era ancora possibile, ma tante volte erano tutte persone, quelle di cui lei si prendeva cura, che erano persone che erano in fin di vita. Santa Teresa di Calcutta ci ha fatto vedere benissimo l'amore universale verso l'altro. Ecco, lei quando passava per le strade di queste città poverissime in India, vedeva e si prendeva cura. Ha fatto la samaritana tutta la vita, senza mai stancarsi, con un amore eccezionale, che è l'amore che viene da Dio. Ecco, una vita così la può fare solo chi ha nel suo cuore l'amore di Dio, perché tutto quello che ha fatto nella sua vita è stato gratuito. Forse le bastava ogni tanto un tocco della mano di questi moribondi, oppure un debole sorriso, ma non era quello. Ecco, il cristiano deve dare senza presumere di ricevere. E il Signore infatti lo dice, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore cristiano è questo, è gratuito. Deve essere gratuito e ci deve riempire di gioia, perché siamo figli di Dio. Poi c'è tutta la sua storia di Santa Teresa di Calcutta, che è bellissima, c'è anche un bel film che hanno fatto, io vi consiglio di vederlo, perché questo passaggio che abbiamo letto oggi, questo racconto, questa parabola, sembra scritta proprio per lei, ecco, ha incarnato, ecco, quello che il Signore dice alla fine al dottore della legge, gli dice, anche tu fai lo stesso, va, anche tu fai lo stesso, e Gesù lo dice a tutti oggi. Ecco, e abbiamo anche degli esempi come questa donna, questa piccolina, debole, sempre malata anche, che ha fatto questa vita, Santa Teresa, ma se ne potrebbero enunciare e ricordare tanti altri. Ecco, ad esempio quelli che hanno inventato i lazzaretti, che poi sono morti di peste anche loro, i santi, ce ne sono tantissimi, che si sono presi cura del debole. Questo è il cristianesimo. E questo è il sale della terra e la luce del mondo. Pace e bene a tutti e buona giornata.